Ah, bentornati su Hodgepodge con il terzo episodio di Historie. Anche se voi probabilmente ne avrete visto solo uno, già che il secondo, quello sugli Aztechi, è stato flaggato da YouTube come inappropriato perché contenente riferimenti ad atti violenti. E io dico, grazie al cazzo! Comunque, a noi di fare contento YouTube non ce ne frega nulla, e quindi continuiamo in pretérito questa rubrica in cui parliamo di storia e di battaglie. A tal proposito, la puntata di oggi sarà un po' diversa rispetto alle altre. Di solito in questa rubrica vi descrivo una classe di guerrieri che ha fatto la storia e poi vi racconto un episodio in particolare che l'ha vista protagonista. Oggi mischiamo un po' le carte e iniziamo dal racconto. 11 settembre 1683. Vienna è sotto assedio. Si tratta dell'inizio della grande guerra tra Austria e Turchia, tra il Sacro Romano Impero e l'Impero Ottomano, tra i regni cristiani e la superpotenza islamica. In realtà questa non è affatto la prima guerra per il dominio dei Balcani e del Mediterraneo. Turchi e austriaci si erano già scontrati più volte nel secolo precedente, ma campagna dopo campagna gli ottomani erano riusciti ad espandere la loro sfera di influenza arrivando fino alle porte di Vienna. Gli ottomani non sono mai stati dei vicini troppo amichevoli, quindi allo scadere del trattato di pace firmato circa 20 anni prima, radunarono immediatamente l'esercito e marciarono verso la capitale austriaca. Il 14 luglio centinaia di migliaia di soldati turchi circondarono Vienna e iniziarono l'assedio, mentre la cavalleria saccheggiava i territori circostanti. Chiusi dentro la città rimanevano circa 20.000 soldati austriaci, che ora si trovavano a dover fronteggiare un esercito 10 volte più grande, mentre l'imperatore fuggiva e i diplomatici cercavano di organizzare dei rinforzi. La situazione sembrava già disperata, ma peggiorò ulteriormente quando gli ingegneri turchi iniziarono a scavare delle trincee che arrivavano fin sotto le mura. L'idea era semplice ma terribilmente efficace. Invece che bombardarle, gli ingegneri le avrebbero minate piazzando delle cariche esplosive direttamente sulle loro fondamenta. Una volta aperto il varco, la superiorità numerica avrebbe fatto il resto. Giorno dopo giorno, i turchi scavavano sotto le mura e ammassavano esplosivi, mentre la città doveva fare i conti con la fame e con le epidemie. I viennesi ormai erano pronti a veder crollare le mura e a morire per le sale della loro città. Dovete sapere che gli ottomani non avevano solo una schiacciante superiorità numerica, ma potevano contare anche su truppe d'élite temute in tutta Europa per la loro disciplina ed efficacia in battaglia. Sto parlando dei giannizzari, la guardia scelta del sultano. Proprio come i pretoriani, di cui abbiamo parlato nel primo episodio di Storie, i giannizzari erano una casta chiusa della gerarchia militare ottomana, che costituiva l'esercito personale del sultano e la punta di diamante dell'intero apparato bellico turco. Una punta piuttosto larga, bisogna dire, perché alla fine del 1600 il sultano poteva contare su oltre 50.000 giannizzari. I giannizzari venivano reclutati fin da bambini tra le popolazioni conquistate dai turchi. Questo reclutamento forzato era vissuto in modo molto tragico dalle famiglie, che pur di non vedersi portare via i propri figli, arrivavano a fuggire o a menomare i bambini per renderli non adatti alla vita militare. Una volta arruolati, i bambini venivano convertiti all'Islam e addestrati in strutture scolastiche speciali, fino a diventare soldati professionisti. Il reggimento era la loro famiglia, il sultano il loro padre e padrone. Ovviamente il loro legame di fedeltà al sultano garantiva loro un grande prestigio e la possibilità di vivere una vita piuttosto agiata. Proprio come i pretoriani, però, non passò molto tempo prima che i giannizzari mettessero le mani anche sul potere politico, arrivando persino a destituire alcuni sultani. È doveroso anche ricordare che con il passare dei secoli l'arruolamento forzato venne abolito e i giannizzari si trasformarono in una sorta di casta molto prestigiosa e meritocratica in cui attuare una scena sociale. Trattandosi di soldati professionisti stipendiati direttamente dal sultano, i giannizzari potevano godere del miglior addestramento e delle armi più moderne. Furono ad esempio tra i primi in Europa ad adottare le armi da fuoco, tra cui moschetti, cannoni e persino delle sorte di granate rudimentali. Erano anche supportati da un sistema di logistica impressionante per l'epoca. Potevano contare su ospedali da campo, medici e persino su un'equipe di demolitori e genieri che li accompagnava in battaglia. Furono anche coloro che inventarono il concetto di divisa militare come lo conosciamo oggi. Tutta questa spiegazione per farvi capire che per chi si trovava dentro Vienna nel settembre del 1683 le cose si stavano mettendo davvero male. Dopo 2 mesi di assedio le mura erano in procinto di crollare e tutti quanti sapevano che i difensori, ormai stremati dalla fame e dalle epidemie, sarebbero stati completamente spazzati via dai giannizzari. La presa di Vienna avrebbe rappresentato la caduta dell'Austria, che nei secoli precedenti aveva sempre costituito il baluardo della cristianità contro l'avanzata turca. Tuttavia, quello che i viennesi non sapevano, ma i turchi sì, era che l'arrivo dei rinforzi era ormai prossimo.
non si sapeva il contingente, non si sapeva da dove sarebbero arrivati, ma gli eserciti italiani, polacchi e tedeschi, riuniti grazie all'appello del Papa nella Lega Santa, erano ormai molto vicini a Vienna. Il 6 settembre l'esercito cristiano varcò il Danubio a soli 30 km dalla città, pronto a dare battaglia. Si trattava di un esercito molto eterogeneo, il cui comando venne affidato al re di Polonia, che era giunto in soccorso degli austriaci per impedire al nemico ottomano di minacciare i regni cattolici. Bisogna dire che anche l'esercito turco era costituito da moltissime etnie differenti, come era consuetudine nell'impero ottomano. Al contrario dei suoi nemici, però, il Gran Visir non fu in grado di gestire la gran moltitudine di soldati a sua disposizione, perdendo di fatto buona parte del suo vantaggio numerico. Infatti, mentre la Lega Santa poteva contare su circa 60.000 uomini sul campo e poche migliaia ancora dentro la città, i turchi con buona probabilità superavano i 200.000 soldati, i cui comandanti però agivano in modo disorganico e indisciplinato, arrivando persino a disertare fuggendo dal campo. All'alba del 12 settembre, la battaglia per Vienna ebbe inizio. I turchi aprirono il fuoco sull'esercito nemico mentre questo ultimava i preparativi, ma non furono in grado di metterlo in rotta e furono respinti. Nel frattempo, i cittadini di Vienna attaccavano i nemici da dietro le mura, nel tentativo di rallentarli. L'esercito ottomano era nel caos e il suo comandante, il Gran Visir del Sultano, dimostrò di essere uno stratega del tutto incompetente. Schierò le sue truppe più temibili contro le mura, lasciando i giannizzari nelle trincee e inviando le sue truppe meno esperte a fronteggiare il nemico in campo aperto, dove vennero travolte dalla cavalleria. Il Gran Visir era ormai completamente nel panico e ordinò ai giannizzari di entrare nella città, le cui mura, ricordiamolo, erano ancora in piedi, e di mettere Vienna a fare fuoco. A quel punto i comandanti turchi capirono che la battaglia era persa. Capiamoci, nemmeno i generali cristiani furono eccezionali in questa battaglia. Nessuno di loro si era mai trovato al comando di un esercito così... C'è. Ospite. Dicevamo, nessuno di loro si era mai trovato al comando di un esercito così vasto e i loro attacchi furono abbastanza scoordinati e poco incisivi. Tutti tranne uno, quello della cavalleria polacca. Questo è quello che scrive un cronista turco dell'epoca. Gli infedeli spuntarono sui pendii con le loro divisioni, come nuvole di un temporale, ricoperti di un metallo blu. Arrivavano con un'ala di fronte ai valacchi e ai moldavi, addossati ad una riva del Danubio, e con l'altra ala fino all'estremità delle divisioni tartare. Coprivano il monte di piano formando un fronte di combattimento simile ad una falce. Era come se si riversasse un torrente di nera pece che soffoca e brucia tutto ciò che gli si pare dinanzi. Questo cronista sta parlando della forza di cavalleria pesante più famosa e spaventosa dell'epoca moderna, gli Ussari Alati. Ma chi erano questi uomini? Questo gruppo di cavalieri era composto esclusivamente da nobili polacchi, che costituirono la forza d'élite del Regno di Polonia e successivamente della Confederazione Polacco-Lituana. Pensate che per oltre un secolo gli Ussari Alati rimasero completamente imbattuti sul campo di battaglia. Coperti di acciaio e armati fino ai denti, non è difficile ipotizzare perché fossero così temuti. Possiamo immaginarli proprio come ce li descrisse il cronista turco, un torrente in piena che travolge tutto ciò che gli si pare davanti. La loro tattica consisteva nello sfondare le linee nemiche con cariche violentissime, impalando i soldati con lance lunghe più di 5 metri e travolgendoli sotto gli zoccoli dei cavalli. Una volta persa la lancia, potevano contare su archi, armi da fuoco e una gran varietà di armi da mischia, scelte in base all'avversario a cui andavano incontro. Certamente però la loro caratteristica più peculiare sono le grandi ali da cui gli Ussari Alati prendono il loro nome. Si tratta di impalcature di legno fissate alla sella o alla schiena del cavaliere e decorate con piume e penne di uccello, spesso di aquila. Queste probabilmente non avevano un'utilità pratica rilevante, per quanto siano state fatte delle ipotesi in tal senso, ma certamente avevano un effetto psicologico davvero importante, specie quando unite alle pellicce con cui gli Ussari Alati decoravano le loro armature e le loro selle. Immaginate di essere un povero fante, un contadino qualunque al quale hanno dato una lancia e hanno detto «Tu adesso sei un soldato!». Sulla collina appare un muro di acciaio che galoppa verso di voi a 50 km orari. Un esercito di cavalieri che cavalcano spalla contro spalla, quasi indistinguibili tra di loro, con ali che li fanno sembrare alti 3 metri. Ora, io non so quanto voi siate coraggiosi, ma non credo che riuscireste a rimanere impassibili. Quello che è sicuro è che le linee ottomane non furono in grado di reggere all'assalto di migliaia di Ussari Alati. I turchi furono costretti a ritirarsi e il Gran Visir venne strangolato per ordine del comandante dei giannizzari.
La battaglia di Vienna ebbe ovviamente un effetto molto importante sui cristiani europei, che da secoli si sentivano minacciati dai musulmani. Mi raccomando però, in questo racconto ho parlato di storia, quindi lasciamo le guerre di religione nel 1600. Ho parlato tantissimo, quindi direi di chiudere un po' in fretta. Lo so che lo ripeto ogni settimana, ma questa volta in particolare vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video, perché questa è una rubrica a cui tengo molto, quindi sono contento di sapere che almeno a qualcuno di voi interessa. In chiusura vi ricordo che interagire con noi tramite i like, i commenti e le condivisioni è, oltre che utile, anche gradito da parte nostra, quindi grazie a chi vorrà farlo e grazie a chi lo ha fatto fino adesso. Spero di avervi portato un racconto almeno un po' interessante e spero di vedervi nel prossimo episodio.